Ecco, allora, a proposito di bomboniere, io volevo darvi dei consigli, farveli dare da degli esperti in materia. Questa è una curiosità, riguarda tutti. Oggi i confetti entrano a far parte non solo del matrimonio, ma anche dei battesimi, anche poi delle nozze d'argento, delle nozze d'oro. E insomma, i confetti girano spesso nelle nostre case, no? Da parte di amici, di parenti, di nipoti. E i confetti, insomma, non sono una cosa facile da fare. Pensate che l'Italia ha un primato in questo senso, sia come bontà che come tradizione. E ci sono due poli che si contendono il primato del confetto. Sapete, ce n'è un polo è nelle Marche, l'altro polo è in Puglia. E oggi abbiamo ospitato, hanno fra l'altro un omaggio molto carino per voi, ospitiamo proprio delle signore che vengono dal polo sud, cioè diciamo dalla patria del sud dei confetti, che è Andria, e che ci hanno portato un campionario. Devo dire, non pensavo che esistessero tanti tipi di confetti diversi, di tante forme, di tanti colori, di tanti modelli. Ce l'hanno portati a farveli vedere e adesso ve le mostreranno. Entreranno qui davanti, sono la signora Enza Mucci, la signora Ichiza Mucci, la signora Adele Mucci. Buonasera, come state? Buonasera. Ecco, allora, come di Mucci, va bene, tutte Mucci, la signora Enza? Io. E lei, ecco, la signora Ichiza? Io. E lei, perché Ichiza? Non parli dentro quella... Sono slava, sposato con un italiano. Ah, allora, le sorelle no però. Voi siete sorelle? No, siamo cognate. Siamo cognate. Sì. Siete le esponenti di una ditta di Andria che, come dicevo prima, è all'avanguardia nella confetteria italiana. Il confetto non è una cosa facile. Perché non tutti riescono a fare i confetti? Perché ci vuole innanzitutto molta bravura. Molta bravura che... Non basta prendere una mandorla e metterci uno zucchero. Assolutamente. Lì. Cioè, è un corredo di esperienza. Un'esperienza che è secolare. Infatti il nostro confetto risale a 100 anni almeno. A 100. Cioè, come lavorazione. Sono più freschi, no? Sì. 100 anni è una storia. Naturalmente si preparano di giorno in giorno, perché la lavorazione è molto accurata, però anche molto lunga, in quanto va via molto tempo, perché vengono sì lavorati in tot quantità, però sono presi poi magari uno per uno per rifinirli, specialmente quelli voi dove li esportate questi confetti? I confetti di Andria dove vanno? Beh, diciamo che noi li teniamo ancora, finora li abbiamo tenuti in Andria soltanto, in Italia soltanto, perché è un prodotto così artigianale e così diciamo particolare che non tutti riescono a conoscerlo. Beh, però in America però in americani amano queste... Sì, però appunto forse dovrebbero venire da noi in Andria per poter non hanno i denti buoni, non molto, ci sarà anche ci sarà un'esportazione. Io li volevo comunque fare. Noi volevo dire, abbiamo pensato di fare cosa gradita, donare i confetti agli sposi, perché in una trasmissione di sposi è una cosa del tutto normale, appunto, è proprio offrire come il confetto. Ma io volevo far vedere questi confetti, dicevo, non immaginavo che si facesse il concetto, e il confetto, insomma, quando uno se lo immagina così, normale, bianco, il confetto tradizionale, o al massimo d'argento, che si dà per le nozze d'argento, d'oro, rosa, per i battesimi, azzurro, però sempre fatto a confetto. Invece vedo che voi producete confetti stranissimi, addirittura questo è fatto a sasso, sperando che non sia proprio un sasso. No, è di zucchero, come si mangia? Di pasta di mandorle. Si morde? Certo. E non cade nulla? No, assolutamente, lo vuole provare? Abbiamo una dentista in studio. Però. No. Poi ci sono dei confetti fatti ad arachide, sì. Questo per il battesimo di Cita, quando si usa questo? Per le nozze d'argento di King Kong? No, quando... questi confetti noi li produciamo particolarmente per il nostro carnevale, perché in Andria è a carnevale che soprattutto si mangiano, si comprano, si offrono, si lanciano questi confetti, perché sono particolari per il carnevale. Così si lanciano, io so che da voi c'è la petrecciata. La petrecciata, è una tradizione di Andria, durante il carnevale si tirano i confetti. Sì, spero che non voi... tirino questi. No, no, assolutamente. Sono un altro tipo. Questo ammazza, qualcuno lo ammazza. No, non ammazza, sono morbiditi. Morbiditi. Una volta forse ammazzavano, ma adesso non più. Insomma, non vorrei riceverlo. Poi vedo che sono a ciliegia, ci sono fatti ad olive, questo sembra un'oliva, un'oliva vera, questo qua. Questo è lo stelo vero.
lo stelo vero della ciliegia in estate. Ecco, ma pure qui ci sono delle borracce, cosa sono? Sono fiaschette. E le fiaschette, anche queste sono queste sono dipinte a mano da una nostra pittrice che abbiamo in fabbrica proprio per fare questo lavoro così accurato. Bello da vedersi, nello stesso tempo buono da mangiare, perché sono tutti prodotti esclusivamente mangerecci, coloranti e... Qui poi ci sono delle confezioni, sì, ricordo, di confetti che dopo non vi avventate, dopo insomma in qualche maniera le distribuiremo. Non ora, perché sennò questi mi cominciano a mangiare, non seguono più la trasmissione. Ecco, il confetto tradizionale dentro alla mandorla, non lo rompo per motivi dentistici, però vedo che a volte li fanno anche col cioccolato, si fanno anche con altre cose. Anche, ma non solo. Perché costano meno, perché si fanno? Sì, adesso si usa, ultimamente si usa di farli con cioccolato, però il confetto tradizionale è quello con la mandorla. Il vero confetto è l'avola, perché noi compriamo le avole da Sicilia, proprio perché sono le migliori, le più calibrate, le più buone, e di conseguenza le confettiamo. Il migliore da offrire. In più voi fate delle cose piuttosto curiose, non so se siano qua dentro, posso aprire? Sì, prego. Certo. Abbiamo preparato queste confezioni proprio per i futuri sposi. Ecco, guardate che cosa curiosa che fanno le signore Nucci. Mucci fanno anche dei confetti fatti ad anello nuziale, ecco, non so come farvelo vedere, sono fatti come degli anelli, come si chiamano, vere intrecciate, ecco, come vere nuziali intrecciate, però sono commestibili e addirittura si producono con sopra i nomi degli sposi. In questo caso c'è scritto Franco e Nicoletta, sono due nomi che mi sembra di aver sentito, e da quell'altra parte invece ci sono, ecco, Valeria e Luigi. Infatti questi confetti così particolari, io credo poi non li abbiate mai visti, sono stati prodotti proprio appositamente per voi coppie di sposi, che poi potete venire a prenderli. Potete venirli a prendere. Ecco, venite, Luigi e Valeria, questi sono i vostri. Potete distribuirli poi ai vostri amici e questa è anche la scatolina fatta a cuore, questi per Franco e Nicoletta. È una novità, insomma, una cosa che il vostro matrimonio poi dopo l'hanno visto in televisione. Questi sono alla fine per tutto il pubblico. Ecco, sì, però alla fine, perché io li conosco, anche quelli lì. Questi li tiriamo invece. No, perché come la petresciata. Ma ultimamente in Andrea confetti si mangiano molto di più che. Sì, no, ma potrebbe essere invece il momento giusto per tirarli, perché sta per suonare Claudio Simonetti. Soprattutto questi fatti a selcio, li potremmo distribuire e poi, no, guarda, lasciamo perdere, perché poi lo fanno. Posso veramente aggiungere solo un'altra cosa? Da noi in Andria, nelle parti nostre, si usa, nel periodo, specialmente nel periodo di carnevale, che il fidanzato porta alla fidanzata, offre i confetti, come, ecco, come un dono e poi come un segno pure di fertilità, fecondità, e tuttora è rimasta questa tradizione. Questa usanza di regalare. Sì, e noi altrettanto auguriamo ai futuri. Beh, speriamo anche noi che siano fecondi di sentimenti e di buoni sentimenti e di figli. Intanto avete avuto questo regalo così particolare. Io ringrazio le signore Mucci che ci hanno mostrato questa loro produzione così singolare, così particolare, e poi insomma l'orchestra invece di tirargli glieli offriremo, anche perché penso che se li meriteranno. Infatti, come annunciato, Simonetti adesso ci terrà compagnia con un suo brano che si intitola Baby Don't Angel, e Claudio Simonetti.